Salve! La maggior parte di voi magari non mi conosce, ma avete trovato addirittura con questo stesso video. Che cosa interessante che è questo mondo di YouTube! Bene, se siete venuti qui, vi devo avvisare di una cosa. Siete entrati in un canale completamente diverso da tutti gli altri. E sapete il perché? Perché ho un nome diverso. Se non avevo un nome diverso, giustamente non ero diverso. Tutti quanti fanno video su YouTube e possono essere tutti uguali, ma non hanno, si chiamano tutti XMZ, se non mi sbaglio, e se c'è qualcuno io mi scuso. Ma or dunque siamo qui per illustrare questa nuova serie, questa fantastica serie che si prospetta un bel casino, visto questo montare di green screen alto 3 metri per 3 metri e 70. No, assolutamente sono finti, ma è per far scena, visto che siamo in una libreria, giustamente è così. E non indosso neanche i pantaloni lunghi perché c'è caldo. Perché c'è caldo, giusto, no? C'è caldo. E sono bianco perché ho 37 luci addosso. Anche questo è un piccolo particolare, ma io stavo parlando della mia nuova serie, che è vecchia allo stesso tempo, che si chiamerà Storie per veri uomini. Per essere originali, visto che c'ho giochi per veri uomini e video da veri uomini, giusto così. Perché proprio questo titolo, Storie da veri uomini, che cosa? Parleranno di cose sessuali? No! No! Per chi mi conosce, ho già portato questo format nel canale ed aveva un nome diverso. Aspetta, non avevo un nome, però io sto oscurando con questa mini spiegazione di avere già un passato alle spalle il vero significato di questa serie. È la terza volta che cerco di dirlo, ma non ci riesco. Sapete una cosa? Ho un'idea migliore. Perché rendere questa serie non un semplice disegno su Paint? Quella mettiamola da parte e usiamola per un'altra serie. Questo è un capovolgimento di situazione in video, una cosa molto interessante, perché voi vedete anche in retroscena allo stesso tempo, io che incrocio le gambe seminude allo stesso tempo. Perché attraverso illustrazioni e immagini prese da internet non andassi sempre sullo stesso internet a trovare delle storie, delle piccole storie raccontate per bambini di età inferiore? È inferiore a cosa, vi chiederete? Età inferiore mentale, una cosa molto presente qua su internet. Ma comunque, perché no? Raccontare una storia scritta da altri o magari da voi. Voi potete linkarmi le vostre storie e io le leggerò in un video con illustrazioni fatte da qualcun altro su internet, prendendo immagini salvate da me. Potrei fare un disegno finale, una copertina addirittura alla fine di queste storie che voi mi andrete a raccontare, che racconterò alla fine io, ma voi le scriverete. Facciamo così, scusate se l'audio è stato di pessima qualità, ma avere la telecamera a 40 metri da me non è una cosa semplice. Ci vediamo con il primo episodio per il primo che scriverà una storia o se la troverò prima su internet. Ovviamente adesso farò una piccola intro che metterò in tutti i video, così non dovrò più montare il green screen. Giustamente, ovviamente, io dico tutte le cose dritte in faccia, perché se sono vestito uguale con le gambe scoperte. Poi quando ci saranno gli episodi in inverno, uno dice: ma questo qua è insofferente, è ipotetico, e sì, è giusto. E la intro farà così. Salve piccoli pesci di questo mare chiamato vita, e benvenuti in Storie per veri uomini. C'è una mosca. E poi qualcuno qua dovrebbe fare un intro, poi mi scanto io a farla se non c'è bisogno. Ma gli occhiali sono finti.